Nuovo video Best Makeup 2015. Allora, lo so, sono un pochino in ritardo perché siamo già praticamente a metà di gennaio inoltrato perché oggi è il 17, ma non riuscivo ad avere il tempo prima di registrare. Quindi eccoci qua per il video dei miei prodotti Best 2015. Solamente makeup. Iniziamo subito perché ce n'è parecchi. Ho cercato di prendere un pezzo, massimo due per tipo, ma direi che ce l'ho fatta forse con un pezzo per, a parte le palette. E iniziamo con la mia fissa del 2015, ovvero le tinte per labbra. Le mie tinte labbra preferite del 2015 sono state quelle della Kiko della collezione Midnight Siren. Le ho comprate tutte tranne una. Erano sei colori, se non erro, io ne ho prese cinque. Ne ho presa una giusto per farvela vedere, una tra le tante, ma mi sono piaciute tutte alla stessa maniera, sono fantastiche, durevoli, stesura pazzesca, ci mangiate e rimangono, durano veramente ore e ore e ore e ore. Io addirittura mi ci sono addormentata la mattina dopo, ce l'avevo ancora. Quindi io come esempio vi ho preso la 05, che è questa qua, 05. E non fatevi fregare, tra virgolette, dal colore che vedete attraverso il boccettino, perché secondo me alcune non sono veritiere. Come per esempio questa, dal boccettino sembra molto più rosata e poi invece non lo è. Sono meravigliose, io le adoro, le ho consigliate veramente a chiunque e tutte le ragazze che le hanno provate dopo il mio consiglio sono state veramente contente, quindi devo dire che appunto mi piacciono da matti e hanno una resa pazzesca. Ora le trovate da Kiko col 50% di sconto perché ci sono i saldi, quindi io fossi in voi farei scorta. Poi, altro prodotto preferito 2015, ovvero Best Matita Occhi 2015, è la matita occhi di Pupa, la nera ovviamente, e la matita occhi nera si chiama, ora ci guardo perché non me lo ricordo, Multiply 09 Pupa, è fantastica. Io non sono una grossa fan di Pupa, nel senso che non ci sono tantissimi prodotti Pupa che mi fanno impazzire, ma questa qui merita veramente il Nobel per la matita nera perché è molto molto nera, molto morbida, si riesce a utilizzare sia nella rima interna sia come eyeliner se non avete voglia di usare un eyeliner ma preferite semplicemente fare una riga con la matita. È durevole, non brucia gli occhi, non mi dà fastidio, non mi pizzica l'angolo esterno che a volte invece con alcune matite può succedere. Fantastica, io l'ho trovata veramente veramente valida, questa è la seconda che utilizzo, mi piace tantissimo. Poi, primer occhi best 2015, ma credo sia stato anche il best 14, 13, eccetera, eccetera. È il mio fantastico I Love Stage di Essence. Non ce n'è, raga, come lui, non ce n'è. Costa pochissimo, questo è quasi finito. Infatti, mi sa che lo metterò nel video dei finiti perché dentro non ce n'è quasi più. Costa pochissimo, ha una resa pazzesca e mi piace più di tanti altri primer super costosi. Quindi, fantastico I Love Stage. Poi andiamo avanti con l'eyeliner per eccellenza del mio 2015, ne ho già tre nuovi nel cassetto da tenere di scorta. Questo qui è un eyeliner di Essence di una collezione che si chiama Urbanized, che è uscito appunto in edizione limitata. Io ne avevo preso uno per sfizio, per vedere com'era, me ne sono innamorata e sono tornata immediatamente allo stand il giorno dopo per comprarli tutti. Infatti ho preso i primi quattro che c'erano, me li sono portata via. La particolarità è lo scovolino, il pennellino, diciamo, perché è leggermente incurvato ed è super super leggero. A me piace da matti, è fantastico nella stesura, nero intenso, dura tantissimo, dura veramente quasi 24 ore anche lui. E pazzesco, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Peccato che era in edizione limitata, appunto ne ho presi 4. Questo qui è il primo e ne ho ancora e devo dire che sono mesi che lo uso ed è ancora perfetto perché, come potete vedere, il tratto è bello nero intenso, non si sbriciola, quindi ancora è in buonissime condizioni. Per cui spero che mi durino il più possibile anche gli altri tre e spero che nel frattempo Essence lo faccia uscire magari come prodotto permanente perché sarebbe veramente fantastico. Ma andiamo avanti con un altro prodotto occhi. Questa volta è il mattitone. Oppure l'ombretto in crema matitone, comunque effetto long lasting, sempre di Kiko preferito. Questo qua è di nuovo della Midnight Siren, il mio preferito. Io vabbè, ne avrei due.
Però come preferito in generale ho preso lo 01, che è questa specie di dorato chiarissimo, super super brillantinato, che ha veramente un effetto meraviglioso sull'occhio, sia che siate more che siate bionde, che abbiate la palpebra chiara, scura, è fantastico, secondo me è veramente molto bellino, utilizzabile su qualsiasi ragazza, ma anche per qualsiasi make-up, sia che vogliate un make-up più tranquillo, più da giorno, sia che vogliate un make-up un po' più strong. E appunto mi è piaciuto tantissimo. E io ho preso anche il marrone della stessa collezione, che è fantastico. Quindi anche lì, se li trovate da Kiko in offerta, fateci un salto, dateci un'occhiata. Altro prodotto Kiko, vedi, Kiko quest'anno mi ha dato delle soddisfazioni. Altro prodotto Kiko che io inserisco nel mio best 2015 è il Kajal nero di Kiko. Questo qua, io l'ho già stra usato, perché come potete vedere la punta è veramente a metà, forse anche meno, e è fantastico. Io lo utilizzo tutti i giorni nella lima interna, è comodissimo, veloce da mettere, non dà fastidio, non mi dà allergie, non mi cola sotto l'occhio, mi piace da matti, è un bel nero intenso, fantastico. Poi andiamo avanti con il mio fondotinta 2015. Il mio fondotinta scoperta 2015 è il Pure Nude di Essence. Io lo amo, cioè io lo amo alla follia. Ne ho ancora per una, forse due volte, due applicazioni. Poi ho terminato il prodotto, devo assolutamente andarlo a ricomprare, ma mi è piaciuto tantissimo. È davvero effetto nude, nel senso che voi comunque vedete o non vedete, quando lo metto va perfettamente a uniformarsi con la mia pelle e a coprire quei rossori e quelle imperfezioni leggere che ho, perché fortunatamente non ho grosse imperfezioni, però i rossori, qualche piccolo difetto va a nascondersi sotto il fondotinta e il risultato è completamente naturale, quindi mi piace veramente un sacco. Provatelo se non l'avete ancora provato. E poi vado avanti con un blush, il mio blush preferito, che non c'è qua dentro, però ho la confezione per cui ve lo faccio vedere. È Treat di Make Up Revolution. Io l'ho amato alla follia. È un color pesca pazzesco. So che hanno cambiato il formato, se non erro ora sono rettangolari, ma se lo trovate provatelo perché è veramente veramente fantastico. Dura tutto il giorno, io lo mettevo la mattina e mentre spesso il blush durante il giorno poi va ritoccato, lui no, cioè lui mi rimaneva dalla mattina presto fino alla sera senza nessun tipo di problema e il colore era meraviglioso, quindi se vi capita, visto che costa anche poco, provatelo. Poi andiamo avanti con la mia cipria preferita del 2015, anche qui un prodotto Kiko, ed è la cipria quella che va a coprire i rossori e le imperfezioni, quella che qua sembra di mille colori e poi invece è trasparente. Ora vediamo se c'è scritto dietro il nome. È la Color Correction Powder, no, non ha un codice, dura 32 mesi dall'apertura e io la trovo fantastica, la uso tutte le mattine, anche se, vabbè sì, probabilmente si vede che è un po' scavatina, però non neanche più di tanto, perché io appunto la uso tutti i santi giorni, la uso tutte le mattine sul fondo e devo dire che il risultato è pazzesco, mi piace un sacco, va a uniformare, va a tenere il mio viso matte tutto il giorno e assolutamente lo trovo un ottimo prodotto. Invece, per quanto riguarda la terra, la mia terra preferita di quest'anno è di Collistar ed è Cortina di Collistar, la più chiara della collezione, e il colore è questo qui. Io la trovo fantastica, sia per fare un leggero contouring, ma sia semplicemente per scaldare un pochino l'incarnato. Mi è piaciuta dal primo momento che l'ho provata, è completamente matte e la trovo ottima. Io l'avevo presa in combo insieme ad un burro labbra che, se non erro, ho in borsa, quindi mi sono dimenticata di tirarlo fuori. Li avevo presi in offerta burro labbra più terra, se non sbaglio, boh, sui 12,90 euro, una cosa del genere. Ha un profumo buonissimo, oltretutto, e fantastica. Devo dire che se mi ricapiterà di fare un acquisto da Collistar, la prendo sicuramente. Ma andiamo avanti con la scoperta delle scoperte per quanto riguarda le matite labbra. Quest'anno ho fatto una scoperta pazzesca, ovvero ho trovato delle matite labbra di una linea italiana che si chiama EM Makeup Milano e io queste matite labbra le ho trovate per caso da Shunfa. Questa è la 01 ed è un rosso scuro intenso ed è favolosa, cioè io le ho pagate tipo 1,50 euro, 1,30 euro l'una.
e durano tantissimo, mi aiutano un sacco quando devo fare un make-up labbra molto scuro, molto strong, quindi vado ad aiutarmi con la matita per il contorno. Il tratto è netto, morbido, sono proprio belle, cioè io non capisco come mai non le conoscessi prima. Fantastiche, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Promossissime. Poi, matita invece per le sopracciglia che come ormai mesi e mesi e mesi, forse anni. Vi ripeto, sarà almeno 2 anni che è la mia preferita, è la matita per sopracciglia di Catrice. Io utilizzo la 030, la utilizzo per ridisegnare, o meglio, riempire il mio tatuaggio che è già pieno, tra virgolette, però appunto vado a darci quel tocco un po' più matte, perché comunque il tatuaggio sì, è matte, ma è comunque pelle, quindi non è sempre perfettamente matte. Invece con la matita il mio tratto rimane bello opaco, omogeneo, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, e la matita mi dura veramente tutto il giorno, quindi sono veramente valide. Peccato che da me Catrice, qua a Genova ha solo 2 punti vendita, 2 stand, diciamo, e spesso e volentieri sono disastrati e le matite non ci sono, quindi le ultime le ho prese da Machillaia in ordine insieme ad altre cose. Correttore 2015 invece, a parte quello che vi avevo fatto vedere in un video finiti, di oddio, non mi ricordo come si chiama. Covrance, qualcosa del genere, comunque era un correttore di farmacia. A parte quello che ora ho terminato e che non ho qui, quindi non riesco a farvelo vedere. Altro correttore preferito 2015 è ovviamente il correttore più famoso del mondo di Maybelline, l'Anti-Age, quello con lo spugnottino nella parte superiore per applicarlo. Ultimamente lo sto utilizzando più che da mettere sotto sopra l'occhiaia, lo sto utilizzando per le imperfezioni quando ce n'è qualcuna e per uniformarmi la palpebra, perché dato sotto l'occhiaia, sopra l'occhiaia, i piccoli segnetti di espressione, se non sto attenta come lo doso, si vedono un po' di più e la cosa mi urta proprio il sistema nervoso, quindi preferisco non esagerare col prodotto qua, ma piuttosto preferisco utilizzarlo per uniformarmi appunto la palpebra o per andare magari a togliere il rossore intorno al naso o qualche piccolissimo rigolina, imperfezione, eccetera. Quindi per questo lo sto utilizzando. Al momento credo di averne metà più o meno, forse un po' meno della metà, perché qua vendo tutte le cose, tutti, come si dice, i cartoncini applicati, non si vede bene cosa c'è sotto, però sicuramente almeno fino a qua l'ho utilizzato. Molto molto valido. Poi andiamo avanti con un altro prodotto Kiko che quest'anno mi è piaciuto un sacco ed è il Kit Contouring. Questo qua era della collezione precedente alla Midnight Siren. Ora non ricordo, forse era la Rebel Romantic se non sbaglio. Ed è appunto il kit, quello più chiaro per il contouring. Ho utilizzato tantissimo la matita per l'highlighting, soprattutto sull'arco di Cupido, e un pochino meno la matita contouring, perché il contouring, quello un po' più strong, non lo faccio molto spesso, diciamo che lo faccio ma di tanto in tanto, mentre invece l'highlighting mi piace soprattutto sull'arco di Cupido, sotto il sopracciglio, lo faccio un po' più spesso, magari anche solo qua, per dare un pochino di illuminante, prendo, metto un po' di matita, la sfumo con le dita e via. Questa è una cosa che faccio più rapidamente, quindi è più facile che utilizzi l'highlighting piuttosto che il contouring. Mascara dell'anno invece 2015 è il mio Lash Princess di Essence. Questo qua io l'ho amato alla follia, l'ho appena ricomprato. Mi piace un sacco. Devo dire che mi piace di più dopo almeno un mesetto dall'apertura. Appena comprato forse spara troppo mascara sulle ciglia, quindi si impiastricciano un po' di più, ma appena si rapprende un attimo è la fine del mondo. E devo dire che quello che avevo mi è durato veramente un sacco di mesi, quindi assolutamente promosso, mi piace, mi piace, mi piace. E credo che finché lo trovo nello stand continuerò ad acquistarlo perché è meraviglioso. Poi, ultimi due prodottini e poi mi devo andare a bere qualcosa perché non ce la faccio più al terzo video che registro di fila, sto a morire. Oh, vi faccio vedere il mio gloss preferito 2015. Per quanto i gloss non mi facciano impazzire, Essence quest'anno è uscito con dei gloss molto molto bellini, effetto bello pieno, quindi sono dei gloss ma hanno
tanto colore, non è il classico gloss, vedo non vedo, questo si vede come. E io ne ho due, ma ho preso questo qua per farvi vedere il colore. È un bel rosa naturale, molto molto bello, un rosa nude, e devo dire che mi piace un sacco, è anche abbastanza confortevole, non è quell'appiccicoso che proprio vi impasta. È appiccicoso, ma appiccicoso medio, quindi si può sopportare tranquillamente. Devo dire che le colorazioni sono molto 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 carine. E poi ultimo prodotto preferito per quest'anno, mi sa che è stato anche uno dei preferiti dell'anno precedente, è il rossetto di Lush Convinzione. Io lo adoro. È uno di quei rossetti secondo me che mi dà proprio luce e che va bene veramente per qualsiasi cosa, va bene per le cerimonie, va bene per una serata fuori a cena, va bene veramente per tutto. Ed è corallo, un rosso corallo meraviglioso. Ora lo faccio vedere di qua. È veramente bellissimo. Io lo adoro. Ogni volta che vado da Lush e sto lì lì per finirlo, lo ricompro. Quindi è veramente veramente bello, vale tutti i 17 euro che spendete per acquistarlo. È fantastico. Ok, direi che a questo punto i miei prodotti Best Makeup 2015 sono terminati. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grande, aspetto anche i vostri best qua nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!